Russia protagonista, Milano pit immagine, ma le tensioni internazionali preoccupano l'export. Rapporto Coop 2014, nuove abitudini per l'Italia che oggi preferisce frugalità e un'economia della condivisione. Pelletterie e calzature tra ottimismo e preoccupazione, tornano a Milano Mipel ed Imicam. Politica estera e moda femminile non sono mai stati tanto vicini. Le preoccupazioni degli imprenditori italiani per le tensioni internazionali sono emerse anche alla presentazione di Super, il salone di Pitt Immagine, Fiera di Milano, che dal 20 al 22 settembre occuperà il padiglione 3 di Fiera Milano City, esponendo le collezioni donna, primavera e estate di 200 brand italiani ed esteri. Un mercato, quello della moda femminile, che da solo rappresenta un quarto dell'intero settore tessile moda italiano, più di 12 miliardi di euro di fatturato nel 2013, eppure sotto pressione a causa delle tensioni internazionali con la Russia e l'Ucraina. La Russia aveva già avuto un calo di fatturati in termini di nostre esportazioni di circa il 15% nel 2013 e quindi qui si potrebbe dire che piove sul bagnato. È ovvio che vada trovata una soluzione in tempi brevi. Noi speriamo che questa tregua, che è molto in bilico, tenga, perché ne abbiamo bisogno tutti. A risollevare il calo della domanda interna nazionale di moda femminile, che nel 2013 è arretrata complessivamente dell'1%, con punte del 7% per il vestiario, sono dunque le esportazioni, per le quali, come sostiene il presidente di Pitt Immagine, Gaetano Marzotto, ricopre grande importanza il costo del denaro. Sicuramente avere un dollaro a 1,27 e auspichiamo anche 1,25 come le previsioni internazionali dicono, aiuterà molto l'export italiano e quello europeo. Sarà quindi responsabilità del governo, sostengono i rappresentanti del settore italiano, riattivare i consumi interni italiani e creare le condizioni che permettano all'industria manufatturiera di ricominciare a crescere. Lo sblocco Italia può essere il sistema più veloce per poter riprendere una parte dell'economia, soprattutto sul piano delle infrastrutture, laddove la burocrazia ha bloccato opere importanti che darebbero del lavoro a catena a tutta la filiera che sta appresso a questo settore. Quindi il giudizio è positivo? Il giudizio positivo nell'impostazione, poi vediamo nei fatti. L'Italia rallenta la sua caduta ma non dà segni di ripresa. È la sintesi del rapporto Coop sul primo semestre 2014 che descrive una nazione spaccata economicamente tra nord e sud, appesantita da una crescente pressione fiscale pessimista per quanto riguarda il futuro. È l'Italia della rinuncia, come la definisce il rapporto delle cooperative, che attraverso nuove abitudini e necessità si ingegna per affrontare la crisi. Emerge un paese ancora in grande difficoltà, ma accanto alle difficoltà che sono tipicamente economiche, il reddito che è calato delle famiglie, il tasso di disoccupazione è alto, ci sono anche dati molto interessanti riguardanti i comportamenti delle persone e delle famiglie e tante novità. Nel rapporto, che esclude i dati di luglio e agosto, ci sono la tendenza a condividere piuttosto che comprare, ci sono le nuove abitudini alimentari che abbandonano carne e pesce per una dieta sempre più vegetariana, c'è più frugalità nel vestirsi e nel curarsi e per la prima volta c'è anche il segno meno nel fatturato della grande distribuzione, che nemmeno le promozioni riescono più a risollevare. Un quadro preoccupante in cui però non mancano le proposte per migliorare la condizione dei consumatori italiani. Alcune cose in più si dovrebbero fare, penso per esempio alla ripresa delle liberalizzazioni che quando sono state fatte, seppur parzialmente, hanno portato benefici ai consumatori cittadini ma anche all'attività economica, e penso a una politica più forte sul tema della natalità. Pelletteria e calzature tra ottimismo e preoccupazione. Protagonisti a Milano con le fiere Mipel ed Imicam, i produttori italiani hanno presentato le collezioni della primavera estate 2015 in bilico tra le difficoltà del mercato interno e i risultati positivi registrati sui mercati esteri. Abbiamo i dati dei primi 4 mesi dell'anno e sono positivi perché abbiamo le esportazioni che sono aumentate del 5% e quindi come indicatore di tendenza è un indicatore piuttosto buono. E conferma che il nostro settore ha questa vocazione all'export molto molto forte ed è sicuramente la vocazione che ci tiene in piedi e che ci fa progredire sui mercati.
Il ritorno in negativo dei volumi di produzione preoccupa gli imprenditori calzaturieri, che temono un'inversione di tendenza rispetto ai dati del consuntivo 2013, quando la produzione era cresciuta dell'1,8% in quantità. Il primo semestre 2014 si è chiuso con un calo dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2013. Tuttavia, la tenuta dei livelli di valore e le misure annunciate dal governo sostengono l'ottimismo degli imprenditori, che chiedono interventi ancora più mirati per espandere il business sui mercati esteri. Noi appoggiamo in pieno il lavoro di Carlo Calenda sul rilancio del Made in Italy nei mercati, soprattutto in quello nordamericano. Dobbiamo aprire i mercati, ottimo la collaborazione con i retailer nel mondo. Visto che noi siamo specializzati in fiere e fino ad oggi l'abbiamo fatto con le nostre forze, a partire dal Demica di Milano, ci auguriamo che ci sia un aiuto anche per quelle associazioni che si muovono andando a prendere le quote di mercato direttamente all'estero. Oro a Mosca per il risanamento ambientale di saline ioniche. Allarme ONU è record CO2 nel 2013. A tavola aumenta il biologico con un incremento del 17,3%. È oro per il progetto di risanamento ambientale a saline ioniche in un'area compromessa dalla presenza di impianti industriali. Il progetto, che porta alla firma degli architetti Marco Scarpinato di Autonome Forme per l'Italia e Francisco Leiva di Gruppo Aranea in Spagna, si aggiudica il primo premio degli Holcim Awards 2014 per la regione Europa assegnati a Mosca. La competizione mira a individuare progetti di edilizia innovativi orientati al futuro, in grado di fornire risposte sostenibili a questioni tecnologiche, ambientali, socio-economiche e culturali. Il primo premio assegnato al progetto per saline ioniche, che si traduce in una somma di $100,000, ha convinto la giuria degli Holcim Awards per la capacità di fare coesistere natura e presenza antropica. In quest'area, infatti, l'ecosistema in continuo mutamento crea un paesaggio paludoso ricco di flora e fauna, con particolare attenzione alla presenza di uccelli migratori. Secondo classificato il progetto per un edificio universitario flessibile e a basso costo a Parigi, che ospiterà diverse strutture. Progetto minimale che utilizza materiali grezzi, tecniche solide e durevoli e applica il concetto di sovrapposizione verticale, che colloca le varie zone di attività l'una sull'altra. Terzo classificato il quartiere urbano partecipato e sostenibile a Vienna. I primi tre classificati si qualificano automaticamente per i Global Holcim Awards 2015, insieme con gli oro, argento e bronzo assegnati nelle altre regioni. Emissioni di gas serra record nel 2013, a lanciare l'allarme l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che ha registrato i livelli più alti dal 1984. Per l'Agenzia delle Nazioni Unite serve un'azione decisa contro il cambiamento climatico, ma il tempo a nostra disposizione è ormai agli sgoccioli. Nel 2013 la concentrazione di CO2 in atmosfera è stata superiore del 42% rispetto alla metà del XVIII secolo. Sul banco degli imputati la combustione di carbone e petrolio, colpevoli di aver spinto l'acceleratore sulle emissioni di CO2. In controtendenza rispetto all'andamento generale, a tavola aumentano gli acquisti di prodotti biologici, che registrano un incremento del 17,3%. Lo rileva la Coldiretti sulla base dei dati ISMEA relativi ai primi 5 mesi del 2014. A far registrare il maggior incremento delle vendite, pasta, riso e sostituti del pane, che segnano un più 73%, seguiti da zucchero, caffè, tè, biscotti, dolciumi e snack. Scattate le sanzioni previste per la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso, biodegradabili e compostabili. Per chi commercializza prodotti non conformi, la sanzione, che si applica anche ai prodotti ceduti a titolo gratuito, parte da €2.500 per arrivare a €25.000 e aumenta fino a €100.000 se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti.